Luciano secondo me è un fiore, ecco, un fiore perché è una persona veramente molto sensibile. Luciano Canaccini si può inserire in quel microcosmo, quel mondo che poi tra l'altro è straordinario perché va in tante direzioni, di Livorno. Livorno c'ha una sua storia. Da aggiungere che lui è passato dal dipingere a olio su tela a dipingere con gli acrilici. E sinceramente io conosco poche persone, pochi artisti che utilizzano gli acrilici come li utilizza lui. Cioè, tu un quadro di Luciano fai fatica a capire se è un acrilico o un olio. È un artista validissimo. Perché Canaccini vede un muro scrostato e per lui non è un muro scrostato, ma è l'occasione per dire la vita. Questa partita l'ha giocata, questa morte l'ha fregata, col coltello e col fiatone. Sarà una lunga camminata e si dovrà portare lo sguardo oltre l'orlo del burrone. E anche quando arriveremo sarà un posto mezzo falso, mezzo vero.